Vane, fai la doccia, eh? Ok? Ragazzi, comprate le nostre unghie e le nostre magliette su www.vanityglow.shop. Ragazzi, che tempaccio! Sta diluviando, sono le 7:30 del mattino, forse nemmeno. Andiamo. Ma non so se sono le 7:30, ma guardate qua. Guardate qua che tempo. Ci sono lampi e tuoni, avete visto? Mamma mia. Dai, ci sarà un bellissimo traffico. Ani, dai, grembiule. Sentite? E andiamo. Ma tu guarda, è ancora buio per questo tempaccio. Vanessa, ti devi mettere un giubbotto, oltre alla felpa. Hai visto che bel tempo? No, sì, è proprio perché. È proprio un bel No, tempo di ho pioggia. finito con il cappuccio. Quale cappuccio? Il mio cappuccio. Noi siamo Tieni bagnatissime perché abbiamo portato la Vane. Calma. Allora stasera pattinaggio, signorina, eh? Sei contenta? Speriamo. Anastasia, ma che tempaccio, ci siamo bagnate tutte stamattina. Sì. Siamo andate a portare la Vane fradice, tantissima acqua. Speriamo di non ammalarci. Allora, cosa iniziamo stasera? L'ennesimo Pattinaggio. sport, pattinaggio, però di pattinaggio tu hai già fatto la prova e quindi iniziamo proprio le lezioni, non è una prova. Mi raccomando, devi essere costante, devi andarci sempre, d'accordo? Va bene, e allora adesso vai a scuola tu, in questa bellissima giornata pioggerellosa. Sì. Sì. E ci vediamo dopo. Ciao! Ragazzi, che giornataccia! È da stamattina che piove, stamattina pioveva tantissimo, ci siamo bagnate come non mai, adesso pioviggina un pochino meno e oltretutto oggi è una giornata impegnativa perché Anastasia inizierà pattinaggio, avevamo già fatto la prova qualche settimana fa e tra pattinaggio e arrampicata, come avete visto, ha deciso di fare pattinaggio, quindi inizierà il suo primo giorno di questa nuova attività sportiva. Speriamo che non diluvi almeno a quell'ora. One eternity later. Cucciolini, sono le 3:30 passate del pomeriggio e qua non smette assolutamente di piovere. Guardate un po', i vetri sono tutti bagnati. Vanessa è tornata a casa, ha mangiato e ovviamente che cosa si può fare in una giornata del genere? Riposare. Quindi la sto facendo riposare un pochino perché poi deve studiare per i compiti e dopo andiamo a prendere Anastasia e la portiamo a pattinaggio. Scrivetemi nei commenti se anche dove abitate voi sta piovendo così tanto come qua. Qui oggi è una giornata bruttissima. Amore, ti sei svegliata? Lo so, amore, hai ragione, anch'io vorrei dormire tanto tanto. Hai fame? Cosa vuoi? Una cosa veloce perché abbiamo ancora Ehi, cosa sono questi scatti d'ira? Attenzione. Oh, no, 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 non ti rompi i casi. Oh my God. Cosa hai sognato? Cosa hai sognato, Vanessa? Mi fai paura. Siamo finalmente fuori da casa e indovina un po'. La gatta non si muove, se accendi la candela, vi dirò buonasera. Si dice buonasera. Comunque sono stufa oggi di prendere acqua. È da stamattina alle 7:20 che prendo acqua, non ce la faccio più. Se penso che devo portare anche Anastasia a pattinaggio fino alle 6. Ma non fa piove? Fa pattinaggio Come? con la No, pioggia. ma è chiuso, non è all'aperto. Ho preso la merenda di Ani? Sì. L'acqua? Possiamo guardarla gli ultimi 10 minuti? Sì, gli ultimi 10 minuti. Io stavo dormendo, pensate ragazzi, mia mamma mi aveva chiesto se volevo venire con lei o fare i compiti. Io dicevo fare i compiti, ma in realtà mi sdraiavo sul letto e dormivo. Ti saresti sdraiata sul letto e dormivi, ma per domani hai pochissimi compiti, amore. Che bello! Dobbiamo solo ripassare inglese perché voglio che tu lo sai Adesso lo dico io. perfettamente. Dai. Allora, dimmi, Vanessa di All My Five Seven. Oh, Vanessa, say, oh my, Devi dirlo in inglese. Vanessa, Vabbè, fa say, niente. No. oh my, smart myself. Hello. Sono uscite ben piccola, No, è uno solo, è presto. Vai. Hello, my name is Vanessa. My surname è Randaccio. I'm 10 years old. My birthday is on 11th October. I'm from Italy. I'm Italian.
I'm live in Novara. I'm student. Con chi vivi a Novara, Vanessa? With my family, my mom, my sister, my brother, my dad. I'm student, lower secondary. I first year. My favorite school subject is science. My favorite color is blue. My favorite food is lasagna. My favorite sport is hip hop. In my free time, I like it. I've got a cat. When I grow up, I want to be an actress. Come si dice? Posso andare all'armadietto? Sì. O posso aprire l'armadietto? I go to lock. Can I? Posso? È vero che io ce l'avevo scritto can I, però ho detto... Can I go to locker, please? No, you can't. Posso andare in bagno? Can I go to the toilet, please? Toilet. Andiamo? Yes. Bye bye. Adesso entri, mettiamo i pattinini e poi ci vediamo 10 minuti prima della fine. Va bene? Dai. Sei contenta? Sì. Sì? Sì. Che bello, io non vedo l'ora di vederti svolazzare sui pattini. Ciao. Sei pronta? Adesso scegliamo i copri pattini. Sì. Che bellina. No. Sì, perché così almeno... Oggi è la sua prima lezione, quindi sta facendo quello che giustamente le dicono le maestre, quindi prendere equilibrio, allargare le braccia per l'equilibrio. Lo vuoi fare anche tu, amore? No? Bellissimo. Allora amore, com'è andata questo primo giorno a pattinaggio? Bene, ti sei divertita? Sei stata anche brava, eh? Rimani bene in equilibrio. Mi raccomando, sempre le braccine aperte, perché è importantissimo, eh? Sei stanca? Sei tanto stanca. Adesso vai a farti una doccina e poi andiamo a nanna, va bene? Dai che domani è venerdì, yeah! Vai a farti la doccia allora, eh? Ok? Che anche Vane forse la sta facendo. Vane! Fai la doccia, eh? Ok? Ok, cucciolini, questa giornata impegnativa sta per terminare. Non so nemmeno se ha smesso di piovere oppure no. Forse sì, speriamo che domani non sia piovoso come oggi. Anastasia ha terminato la sua lezione, è stata bravissima come avete potuto vedere. Adesso ci prepariamo per darvi la buonanotte. Mamma, ho finito! Ciao, amore! Fatta la doccina? Sì. Eh? Sarà profumata. Fammi sentire. Mamma, sei profumatissima, anch'io ho fatto la cucina. Sì, tanto sei molto profumata. No, manca solo adesso. Mi stai lavando i capelli? No, mi sono lavata, mi sono fatta la doccia e mi sono messa il profumo. Ah, senti, bussa un po' a Vane e chiedigli quanto ne manca. È finito, Vane? Perché non risponde? Vane, è finito? Vane? Non risponde la Vane. Adesso ci penso io che tardi, dobbiamo andare a dormire. Anastasia, per domani hai portato i quaderni a casa di matematica? Sì, li ho già tolti, anche quelli di inglese. Ok, sul diario non devo guardare niente, non devo firmare niente. Ah, sta uscendo la Vane. Non devo firmare nulla? No. Cos'è? Oddio, cos'è? Vane, cosa fai? Non fare la show. Vane, cosa fa? Balla. Cosa fa? Mamma, ma cosa fa? Ma come sculetta? Ma cosa fa? Ma non sarà mica... Ma oggi non ha fatto i po'. Ma dove fa?
Ma dove va? Ma cos'è? Ma perché fa così? Entra, vieni. Non so. Ma cos'è? Ma cosa sta facendo? Perché è uscito dal bagno così? Cosa fa? Sta aprendo. Ma chi è? Mamma, sembra la Serbian Lady. Ma chi è la Serbian Lady adesso? Tutte capelli davanti, fa così e balla. E che cosa fa? No, ma allora tipo qualcuno sta dormendo sotto il muro, va guardando la finestra e c'è lei con che balla nella strada così. Ma, e noi ce l'abbiamo in casa, non poteva andare sulla strada a ballare? Non ho capito. Scusa, Lady. Posso? Vabbè, ma dai, adesso non possiamo. Vabbè, ma magari sta scherzando. Secondo te scherzo, guarda così che uguale. Ah, succede così? All'improvviso. Vai tu. Mamma. Aspetta, che sfio. Non la vedo. Scusi. Dov'è? L'ho visto! Mi sta prendendo. Oddio mio santissimo, mi hanno detto che sei. Ma tu sei defite, guarda, io non so cosa ti farei. Adesso te li taglio a zero, così vediamo se fai ancora questa lady dalla Serbia. A dormire, ti sei fatta la doccia? Che cos'è quello che hai fatto? Chi è? Yeah. Oh, l'hai fatta spaventare, eh? Dai, andiamo a dormire. Andiamo a dormire, per favore. Ani, andiamo a dormire. Vuoi vedere che stanotte te li taglio tutti a zero? Vuoi vedere? No. Ragazzi, andiamo a dormire perché è tardi e a te stanotte ti taglio tutti i capelli. No. Sì, poi la faccio io domani, me li attacco, faccio io la Serbian Lady. Va bene. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E se volete acquistare le nostre magliette di Vanessa e Natalia, andate su www.vanetteclub.shop e anche le nostre unghie. E ragazzi, non credete a questi video della Serbian Lady perché non sono veri. Ciao! Buongiorno bimbe, bentornate. Ciao amore. Una fame micidiale queste bimbe. Allora Vanessa, dove stiamo andando adesso? A comprare le scarpe con la nonna. Ma le scarpe per che cosa? Per la comunione. Sì, e viene anche la nonna Elisa, anche lei deve comprare le scarpe. Siamo tutti in ansia perché domenica via farà anche freddino e secondo me ci ammaliamo tutti perché siamo vestiti tutti leggeri. Ah, e comunque sì, la cosa bella, la cosa un pochino non bellissima, perché venerdì che c'è gita. Sì. Ecco, il pullman parte alle 8. Te l'ho detto che partiva prima, non alle 8:30, come Anastasia. E quindi alle 7:40 dobbiamo essere là. Esatto, come Anastasia, uguale. Hai capito, Ani? Che venerdì dobbiamo essere a scuola alle 8:20. Magari lei può anche dormire. 8:20, 7:30, scusate, ho avuto il singhiozzo. Perché Vanessa va in gita. Ma dove, con chi dorme, scusa? Come fa a dormire? Non può dormire. Si alza presto, come ha fatto Vanessina, poi te andiamo a far colazione, se riusciamo, va bene? E poi tu vai a scuola, alle 8:30. D'accordo? Vanessa. O altrimenti ti porto al parchetto. No, ma venerdì piove. No, venerdì è l'unico giorno che forse non piove. È brutto il tempo, ma non piove. Sabato è bruttissimo e domenica pure. Piove tutto il giorno. Ti porterei anche al parco se non fosse tutto bagnato. Vediamo, se non è bagnato ti porto un pochino prima che apre la scuola, d'accordo? Sì. Ok, adesso chiamiamo nonnina perché non è... Ecco, mi sta chiamando lei, così la facciamo scendere. Cuccioline, cucciolini, avevamo sbagliato giorno. Stavamo andando a comprare le scarpe per la comunione, ma poi ci è venuto in mente che oggi Vanessa aveva catechismo. Ultimo giorno oltretutto di catechismo, quindi abbiamo detto a nonna Elisa di ritornare a casa e noi siamo andate all'oratorio. E dove vai? E niente, adesso stiamo andando a Ani, non lo fare, perché se cadi dentro non devi saltare. Ma io non so più come dire a questa bambina che non deve mai arrampicarsi da una finestra, da un muretto, non si sa quello che c'è dopo. Vabbè,
Banda alle ciance. Andiamo a prendere Vanessa e vediamo com'è andato l'ultimo giorno di catechismo. Amore, stavamo per perdere l'ultima lezione di catechismo oggi, eh? Come delle pazze, stavamo andando a comprare le scarpe, la nonna era anche scesa, poverina, l'abbiamo rimandata a casa. Meno male che è arrivato quel messaggio, ci siamo accorte. Senti, devi studiare che domani hai, spero, e penso di sì, l'ultima verifica di geografia. L'ha detto la maestra? Che no, non ha detto che l'ultima. Ma mi auguro proprio di sì, cioè siamo al 18, domani è il 18 maggio, non so, vabbè. Comunque ti prego vai a studiare, ok? Vai a studiare che io preparo la cena. Vuoi studiare qua? Tanto Anastasia è fuori che gioca. Mi aiuti un pochino. No, lo sai che geografia non mi compete. Lo so, però un pochino sì. Amore, sì? Devo cucinare. Sì? Vane, preparo due cose e poi arrivo. Intanto tu cominci a tirar fuori i libri però, perché altrimenti lo sai che si fa tardi, va bene? Non ti ho detto dormi, ti ho detto fai i compiti. Vale, dormi tu quando vuoi. No, non è vero, dormi la sera quando vuoi. Vane. Non sonno. Dai, tirati su. Allora, venerdì dove vai? Milano. Non è vero. Al castello di Bogogna. Al castello di Bogogna in gita. E cosa è successo ieri a scuola? Cosa è successo ieri? Ci sei? Ah, mi sono rotta la gamba. Non ti sei proprio rotta una gamba mi perché sono altrimenti. Rotta la gamba. No, ti sei slogato la caviglia. Quindi ti fa male la caviglia. Venerdì hai la gita e domenica hai la comunione. Perfetto. È tutto perfetto, direi. Cucciolini, questa è la dimostrazione che noi non fingiamo, che loro si fanno male davvero, sempre, anche a scuola. Solo che a scuola non li posso riprendere, ma dovrei addestrare le maestre a farlo, perché loro si fanno male sempre. Allora, Vanessa, facciamo così. Che sorriso d'Urbans. Ti faccio un massaggino alla caviglia, poi però devo cucinare davvero, perché è quasi ora di cena. Io non tocca la caviglia, va bene. No, e tu fai i compiti. Cami, io adesso ti metto la pomata, ma tu dopo... Studi, Vanessina, ti prego, ragazzi, non mi fare impazzire. Sì. Io sto parlando con te, te lo spezzo il piede, capito? Del tutto. Così almeno abbiamo la scusa veramente. Va bene? Secondo me, Vanessa, sei un pochino gonfia e devi mettere il ghiaccetto. Mamma, invece di stare lì... Senti, ascolta, Vedi di alzarti e andare a prenderlo, visto che puoi andare in gita venerdì. Vanessa, io tra 3 secondi ti voglio vedere qua con i libri, Guarda che non ti mando in gita. Guarda. Tu prendimi in giro e io non ti mando in gita. Vuoi vedere? Lo sai che sono capace. Finalmente ti sei messa a studiare. Bravissima. Fammi vedere, questa è la scheda che ci sarà domani. Ce ne sono tanti. Ma devi finirla, devi completarla. No. Sì, qua. No, poi dobbiamo scrivere. Quando? Durante la scheda? Ma... Durante la verifica? Sì. Hai studiato? Sì. Stai ancora studiando con papà, manca poco e ci sei. Hai studiato tutto, devi solo sapere dove sono posizionati sulla cartina geografica. Stai attenta perché il fumo sta arrivando anche ai nostri cucciolini a casa loro. Non ti ustionare, Vanessa. Io vado a lavare. Capito, amore, anche a te. Dopo mangiato, no, anche tu. Anche tu hai studiato, abbiamo studiato scienze, di cosa si nutrono gli animali, e quante specie di animali ci sono. Dai, finiamo di cenare che poi andiamo a far nonnina, va bene tesorino? Guardiamo un film. Guardiamo un film, va bene, sì. Allora, quindi la tecnologia è una formula speciale che fa sentire... Oddio, aspetta, sì, la tecnologia... Chi è che... Ma hanno bussato? Sì, batteria, voglio giù. Ok. Strano quest'ora. Ma cos'è? C'è qualcuno? È buio. Vabbè, la prendo. E non so di chi è. Che bella, fammela vedere. Bella. Come ti chiami? Megan. Ti piace il nome Megan? A noi sì. Vuoi venire a studiare con me? Ok. A dormire? Aspetta. Cosa devo aspettare? Sono le 10. Metti, cambia il pannolino alla bambina e andiamo, va bene? Hai fatto fare il routine? No. Ecco, allora falle fare anche il routine, ok? Okay? Ma chi è?
Fuori da dove? Dalla porta. Scusa, stavi parlando con lei? Sì. Ma che abito strano che ha. Sì, lo so, è tipo degli anni 80, mi sembra. Degli anni 80? Guarda, io sono degli anni 80, ma non ricordo di aver mai indossato un abito del genere. Ma stavi parlando con lei? Sì, sì. Ah, così? Come? Da sola. Da sola? Ah, cioè, giusto così, facevi finta di parlare con lei. Andiamo a dormire? Andiamo? Hai finito di studiare? Sì. Allora, fai lo zaino e andiamo a dormire, ok? A dormire. Ma cosa ci fa la bambola lì? Megan vuole dormire con noi. Chi? Megan, lei. Lei è Megan? Sì. Ah, e chi vi l'ha detto? Che lei è... Lei. Ah, Megan parla. Megan, quanti anni hai? Non parla, come immaginavo. Vabbè, allora, non può dormire con voi perché siete scomode. No, sì. Sì, lei ha detto che vuole dormire con noi. Ho capito che lei vi ha detto che vuole dormire con voi, ma voi già fate fatica a dormire voi due. Figurati con Megan in mezzo. A me l'ha detto che vuole dormire. A te sì. Te l'ha detto? Oh, che carina. Megan, domani fai le pulizie di casa, mi raccomando. Perché no? Visto che parla, Megan saprà anche muoversi, immagino, no? Sarà bravissima a fare le pulizie di casa. Comunque, va bene, volete dormire con Megan? Ma non mi chiamate stanotte se siete scomode, eh? Perché io non mi alzo per togliere Megan dal letto. Va bene, allora buonanotte e ci vediamo domani mattina. Ciao! Ciao. Megan, svegliati presto, eh? Mi raccomando, non mi fare impazzire come Vanessa e Anastasia, almeno tu. Bimbe, bimbette... Buongiorno bimbe. Buongiorno amore. Ciao Vanessina. Ciao amore. Buongiorno. Andiamo a scuola? Ciao amore. Andiamo a scuola? Vado a lavarmi e torno subito, ok? Cosa ci fa qui la bambola? Ma è vero, la bambola era nel letto. Lo sapevo che erano scomode, l'avranno messa loro lì. Non mi ascoltano mai. Dormito bene? Anzi, mi sa che eravate un po' scomode perché ho trovato la bambola Megan lì. L'avete spostata voi? No. No? Tu non hai spostato Megan? E allora sarà stata sicuramente Vanessa. Dai, vestiamoci che andiamo a scuola. Ciao amore, hai dormito bene? Cioè, stai ancora dormendo bene, vedo. Guarda un po', guardate un po', cucciolini, Vanessina tutta stanca. Hai dormito bene? Hai spostato tu Megan dal letto, vero? No, io ho dormito. Ma come no? Tu no, tu no? Megan, scommetto che ti sei spostata da sola, vero? Sì, mamma, è stata lei. E tu come fai a saperlo, scusa? Me l'ho detto. Te l'ho detto? Megan deve avere una vocina molto sottile, perché io non sento nulla. Vabbè, senti, vestiti perché sono le 8 e siamo ancora a letto, d'accordo? Buongiorno, ma... Allora, io ho un forte dubbio. O Vanessa è estremamente stanca, visto che siamo agli sgoccioli con l'anno scolastico, e quindi probabilmente ha bisogno di riposare, ma perché avete notato che parla con una bambola? Oltretutto dice di chiamarsi Megan, ma non capisco come mai abbia dato questo nome a questa bambola. Lei sostiene che sia stata la bambola stessa a dirle che si chiama Megan. Io non ho idea di chi sia questa bambola, non l'ho mai vista. Se voi sapete chi è Megan la bambola, scrivetemelo nei commenti, perché io non la conosco. E quindi niente, speriamo che quando esca da scuola stia un po' meglio, perché l'ho vista un pochettino strana. Secondo voi è strana Vanessa o è tutto normale? Anche voi parlate con le bambole? Scrivetemelo nei commenti. Bentornate bimbe, ciao, ciao amore, bentornate, tutto bene a scuola? Sì. Mamma, come sta Megan? Megan? Che è Megan? La bambola? La bambola. La bambola. Non lo so come sta Megan, penso bene, l'ho lasciata in cameretta stamattina e sinceramente non mi ha detto come stava, però magari te lo dice a te visto che ci parli, giusto? Sì mamma, ma lasciarla così da sola? Vabbè amore, cosa devo fare? Una bambola, abbiamo 20.000 bambole in casa, non ne ho mai considerato nessuno quando voi non eravate... Ma magari, non lo so, potrebbe... Potrebbe piangere? Sì. Vabbè, niente, adesso torniamo a casa e ci vai tu da Megan a parlarci, va bene? Ma tu, ti è mancata Megan? Perché ti è mancata Megan? No. Così? A te anche è mancata Megan? No. Ah, meno male. Allora, come è andata a scuola? Tutto bene? Sì, sì.
Avete fatto i compiti in classe, le verifiche, tutto ok? Bravissima. Ancora amore, brava tesoro. Devo solo fare una cosa. E tu sei stata la prima a consegnare di geografia. Molto bene, dai, andiamo a casa a far merenda. Vuoi far merenda? No, ma prima vuoi andare da Megan. Vabbè, fai prima merenda un attimo, no? No, no, vuoi andare prima da okay, Megan. Ok, vai da Megan. Vai a prendere Megan e vieni a far merenda. Tu hai studiato la... quella di... di scienze, sì. la lezione di scienze? Sì. Sì? E com'era? Vediamo se te la ricordi. Ci sono degli animali che mangiano carne, si chiamano carnivori. Sì. E degli animali che mangiano erba si chiamano erbivori. E degli animali che mangiano sia carne e sia erba che si chiamano onnivori. Bravissima. Ti ricordi per caso qualche animale? Dov'è Megan? Sì. Dove l'ho lasciata stamattina in cameretta? Non c'è. Sì che c'è, per forza, io non l'ho toccata, eh. No, non c'è. E guarda nelle altre stanze, magari la donna delle pulizie l'ha spostata. Ok. Per caso ti ricordi... come si chiama? Ti ricordi il nome di un animale sì. carnivoro che mangia la carne? Sì, il... aspetta, leone. Mamma! L'ho trovata! Bene, vieni giù e fai merenda, dai! Qui. Leone e la volpe. Bravissima, è un animale che mangia... che mangia... Maiale? Che cosa fa il maiale? Maiale... Mangia che cosa? Mangia la... Sì. Ah, finalmente con la tua bambola. Onnivori. Ok, vai di là che adesso ti porto la merenda. Onnivori. Ti dico cosa c'è per merenda. Il maiale, la sera. Scusa un secondo, non ho capito. Scusa? Te l'ha preparata Megan. Te l'ha preparata Megan la merenda? Che merenda ti avrebbe preparato Megan? Vabbè, senti, mangiati la merenda che ti ha preparato Megan. Se è più buona di quelle che ti faccio io, di a Megan che te la può preparare anche tutti i giorni. D'accordo? Megan, cominci a essermi simpatica. Allora dicevamo. Come il maiale è fatto onnivori come il maiale. Il maiale è onnivoro, sì. Quindi se è onnivoro... Sì, ma mia. Cosa è scritto qui? La scimmia. Ah, scimmia. Quindi se è onnivoro cosa mangia? Ma senti. Cosa fa? Ma scusa, ma con chi stai parlando? Cosa vedi? E questo... Ma tu chi sei? Sono Megan, la babysitter di Anastasia. Ma Megan? La babysitter di Anastasia? Ma dov'è Anastasia? 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 Vieni Anastasia! Anastasia, non avere paura! Lei è brava! E Megan, la tua babysitter, sei contenta? Posso andare via, io posso uscire! Finalmente, ma chi l'ha chiamata? Chi è che l'ha chiamata questa babysitter? L'hai chiamata tu? No! L'hai chiamata tu? No? Ok, chiediamo lei allora, da chi è stata contattata? Chi ti ha chiamata per venire a fare la babysitter di Anastasia? Non te lo ricordo. Ragazzi cucciolini, mi sta dicendo che io l'ho chiamata per fare la babysitter di Anastasia. Cosa sto facendo? Megan! Megan! È ora della merenda. Comunque ragazzi cucciolini, io non ho chiamato nessuno, non so da dove arrivi questa qua. Comunque se vi ricordate nel video precedente lei aveva trovato, lei, dove va? Vanessa, aveva trovato una bambola un po' strana, ma che effettivamente gli assomiglia molto. E di colpo è diventata quella bambola, quindi credo che sia stato il caso. Però, allora, cucciolini e cucciolini, benvenuti nel nostro canale. Questa babysitter è un po' strana. Oggi, cosa sta facendo? No, non c'erlo, che mi fai male. Allora, chiediamo, Anastasia, vieni qua, non avere paura. Io credo che voglia giocare con te. Vero che vuoi giocare con Anastasia perché tu sei la sua babysitter, vero? Io non voglio stare qua. E dove vuoi andare, Megan? Io non posso stare... Cosa? Cioè, io faccio questa me ne devo andare? Ok, va bene. Cuccioline, cucciolini, Megan non mi vuole. Vuoi soltanto Anastasia? Sei la babysitter di Anastasia, quindi? Io posso andare? Sì. Vado su. Esco, vado a fare un giro. Dove va? Investita macchina. Investita da una macchina? Cuccioline, ho paura. Cosa mi vuoi far fuori? Aiuto. Io... Sì? Sì? Aspetta.
Cosa aspetto? Dove va? Attenzione. Aiuto. Non dimmi che adesso prende la merenda. Tu mangiare questo. Un limone? E se lo mangio? Mi vuoi bene? Oddio mio. Ma scusa, allora, cucciolini, ma non era la babysitter di Anastasia? Cosa vuole da me questa qua? Megan, ascolta, io posso andare se vuoi, non ti preoccupare. Io vado. Ma... adesso metti pure l'acqua. Io Anastasia, e Vanessa sotto incantesimo. E non lo so, dobbiamo farlo diventare normale. Però adesso questa mi odia e io non posso esagerare. Aspetta. Sì, dimmi. Acqua e limone, ma poi non faccio la cacchina. Fai? Va bene, dove sei? Poi però posso andare. Bevi. Che schifo. Ma cosa c'è qua dentro? No, il limone è scaduto. È scaduto? Ma tu mi vuoi far fuori? Slime. Slime cattivo. Non avevo nessuna intenzione di fare slime cattivo. Brava, sei non tu. Ok. Mamma, ascolta. Perché ha detto scaramanta? Perché? Cosa fa? Gioca con i giochi del gatto. Io ho paura che prende una bottiglia della spacca. A me? No. Ascolta, Anastasia, vieni qua. Anastasia, ascoltami. Lei è qua per te. Quindi tu adesso devi andare del... Niente, sto dicendo che quell'acqua e limone era buonissimissima. Deve avere i pidocchi. Vedo che ha dei problemi con i capelli. Ascoltami. Tu adesso la devi... Vieni qua. La devi distrarre. Io devo capire, cercare di capire. Ai, scusa. Non so. Io... No. Perché mi dice di non fare lo slime? Ma cos'è? Cosa vuol dire? Mi ha tirato i capelli, eh? Giuro che se ritorno a Vanessa gli strappo tutti i capelli. Ascolta, allora. Ok, parlo. Ballo famiglia mia. Uscito? Allora, ascoltami un attimo, Megan, dimmi, Megan, è sorda, Anastasia, Megan, è sorda, sì, vai, tu? Ah. No, lei, no, giuro, sto... lei, tu via, ok, io vado, Anastasia, voglio bene, presto, ciao Megan, amore, la porta, sei un po' stordita, come, no, nel senso, sei, no, sempre a me questo che devo fare le pulizie,
Dove? Non c'è Anastasia, vedi? Anastasia non c'è, qui c'è cacchina di gatto. Anastasia. No, ma no, scusa, questo mi serviva per pulire. Oddio. Ah. Senti, se... Sì, va bene. Se la trovi me la saluti? No. Grazie, molto gentile. Una babysitter un pochino più carina, che se... Hai... No? No, va bene. Non fare slime, no. Me lo segno, eh? Me lo segno. Sì. Senti, ma non è che per caso hai sonno? Vuoi fare un riposino? No. Perfetto. La signorina dei no. Anastasia, guarda il gatto. Casper. Anastasia è uscita. Ah, sì. Anastasia è uscita. Senti, ascoltami, Anastasia. Ascolta un attimo. Ascoltami. Ani. Ho chiuso. Mamma mia. No, adesso secondo me non arriva più perché ti starà cercando. È un po' antipatica, continua a dirmi no ogni cosa. No, e mi dice, continua a dirmi no, fare slime. Ma che vuoi? Io faccio tutti gli slime del mondo. Col gatto? Sì, c'è il gatto, guarda qua. È il gatto. Sì. Oh. Va bene, ti apro subito. Aspetta. Ciao, visto che c'è il gatto? Come, scusa? È brutto. Non è vero, è bello, guarda che occhi azzurri che ha, guarda i tuoi invece, che brutti che sono. Oddio, no, non si... Dove sta? No. Chi hai visto? Ma va, tu sei stata programmata male, vedi le cose. È bellissimo il nostro gatto. Ascolta. Ma una cosa, se tu non mi dici dove è Anastasia, no! Anchina, occhi Casper, non ti faccio nulla, tranquilla. Ma devi dirmi solo dove Anastasia, devo dirla. Che cosa gli devi dire? Ascolta, state giocando. Hai visto, ti vuole bene lui. Ehi, no, allora, ascolta, Anastasia si è nascosta perché state giocando a nascondino, la devi cercare. E allora? Dove? No, non è lei, non è lei. È stupidina, vieni con me. No, ma lei è brava, no? Non eravate amiche voi due? Mamma mia, che brutta faccia. Bella faccia. Ma guarda. Non sapevo che c'era. Vieni con me, basta, vieni. Devo dirti qualcosa. Trattala bene. Ok. Io faccio le pulizie, adesso. Oh, mi sembra più che la bambola cattiva, mi sembra la signorina Rottermeier. Te la dici, se credi ti voglio di là. Ma chi si crede di essere questa qua? Giuro che se torna in sé e le faccio pagare tutte. Ani, mi apri? Grazie. Eccomi. Niente, mamma mia. C'è il torcicollo? Eccomi. E allora io devo pulire la casa. Mega, vuoi pulirla tu la casa? Sei stata programmata. Cosa hai visto? Questi niente, sono colle. Tutte colle. Quelli sono per no! Me. No, no, vuoi tu? No, lei no. Tu? Rip. Che? Rip. Cioè, ma mi sta minacciando, la tua babysitter. Otto colle. No. Dai. Sì, ma io contare spagnolo, quindi 10. Ma sei spagnola, di origini spagnole? No, strano, perché, strano che tu dicessi sì, perché non ti ho ancora sentito dire. Inglese. Chi sei? Io sono inglese. Oh, sì? E se voi fate slime, devo andare in bagno. Dove lo fanno? Vai in bagno. In bagno dove? Dove sei entrata prima? Sei prima? Sì, corri. Ciao. Anastasia, dobbiamo fare lo slime. Muoviti. Ascolta, aspetta, Anastasia, è tantissima. Eccola là, ciao. Che carina. Hai fatto tutto? No. Cartigenica mancante, vicina mia, sta esplodendo. Trovare cartigenica. Vuoi andare nel bagno sopra? Sai, Megan, sopra ci sono tanti bagni. Vai. Trasmi. Ciao. Anastasia, è tantissimo che non facciamo slime. Io non so più neanche dove sono tutte le ciotole. E secondo me non ci sono più. Dobbiamo trovare. Ecco, guarda, prendi questa, vai. Va bene, prendi questa. Tanto se esce. Ti ricordi come si fa? Io non mi ricordo niente. Tieni. Com'è che si faceva? Faccio io, tu prendi. Io so come si
velocissima, tu prendi. Aspetta. Ani, devi essere velocissimo perché questo arriva subito. Quanto ci vorrà fare? Ciao. Cos'è? Niente, il gatto ha fame. Non stiamo preparando da mangiare. Ok. Senti. Mi raccomando. Sì. Dove vai? Vado a lavarmi i mani. Vuoi usare? No, non ci credo. Vai. Ciao. Ciao. Vai, muoviti. Vai. Oh, che spiola questa babysitter. Ani, ma no. Così, metti questo. Aspetta, no, prima nel mescolare. Con questo? No, quello dopo. Con che cosa? Metti ancora. Cosa devo fare? Metti ancora un po' di ma colore. Io non mi ricordavo che si faceva così, sei sicuro che questa mia tazza? Se scopre che stiamo facendo lo slime mi ammazza. Mi ha detto che mi toglie la testa dal collo. Paura. No, tranquilla, se no ci penso io. Vado? Basta. Poi, bicarbonato? È giusto? Sì. Aspetta che non riesco, me lo apri? Non riesco. Senti, ho paura, Anastasia, hai visto cosa mi ha detto prima? Ok, aspetta, quanto ne metto? Cos'è? È a sassi? Prendine un pezzetto, te l'ho detto, è tantissimo, ma non facciamo lo slime, è diventato tutto duro. Devi sbriciolarlo benissimo. Senti, Anastasia, ma usa le mani. Ok, dai, usa le mani. Anastasia, devi essere velocissima. Super. Tirami su questa manica. Tirami su, è un dolce che a me piace tantissimo. Dai, Ani, su. Metti ancora di carbonato, troppo. Devi mettere. Cosa devo mettere? Vai, messo. Sta uscendo. Di meno, sì. Va bene? Sì, metti di carbonato. Vai. Ti prego. Se non esce. Come non esce? Se non esce sono destinata a morire. Non voglio morire. Vuoi ancora un po' di bicarbonato? Anche liquido. Anche liquido? Poco liquido. Vai, dai. È uscito? No, carbonato. Carbonato. Dai, Anastasia, ti prego. Allora, ancora un po' di carbonato. È uscito? Sì. È uscito? Sì. Fammi sentire, voglio essere... Sì, brava Anastasia, batti 5. Dobbiamo andare a vedere se se n'è andata questa bruttissimissima babysitter. Ok ragazzi, adesso mamma li tiriamo tutto, perché se lei... Ma sei tornata Vanessa, non si arrabbia, anzi a lei piaceva tantissimo fare gli slime, magari gliene facciamo fare uno. Io spero che sia davvero tornata. Andiamo a vedere se c'è Vanessa, andiamo a vedere, ok? Vanessa! Ciao Vanessa! Ciao amore, ci sei mancata? Come stai? Bene. Cosa c'è? Ah sì, è tornata Vanessa. Dove sei andata? Che bello, che stai facendo? Uno slime, amore! Come ai vecchi tempi, ricordi quando facevamo gli slime? Ma ti piace fare gli slime? Sì. Ah, meno male. Vieni, tutto ok? No, siamo felici perché abbiamo fatto. È lunghissima la storia, te la raccontiamo un altro giorno. Te la raccontiamo un altro giorno. Senti, Vanessa, vuoi la babysitter? Tu la vuoi una babysitter? No, grazie. Volete la vostra mamma? Sì. Ma secondo te sono brava? Sì. Benissimo, allora cuccioline e cuccioline! Iscrivetevi al canale e se vi chiedo. Così, avevo la fotocamera in mano. Sì, abbiamo iniziato il video adesso. Lo slime, esatto, avevamo comprato le colle, ti ricordi? Che quando siamo andati a comprare i regali per la tua comunione, Anastasia ha scelto tante colle, quindi... Quanto ho dormito? Tantissimo, guarda. Ma hai fatto anche qualche sogno strano? Ti ricordi di aver fatto qualche sogno strano? Ma assolutamente no! 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 Guarda, no, tutto benone. Quindi niente, facciamo lo slime, salutiamo i nostri cucciolini e... Allora, cucciolini, iscrivetevi al canale. Sì. Attivate la campanella. Sì. E lasciate un bel like a questo video. Aspetta, però visto che hai detto se volete una babysitter, scrivete nei commenti se volete che adottiamo una babysitter, no? Ok, ciao!
Presto Anastasia, corriamo giù. Mamma e papà.